Ben ritrovate a Dante 700, il podcast dantesco ideato e realizzato da Florence TV che ci accompagnerà verso il 2021, anno in cui si celebra il settecentenario della morte di Dante Alighieri, grazie al quale scopriremo insieme, attraverso le parole di autori antichi, moderni e contemporanei che Dante hanno provato a raccontarcelo con la loro conoscenza e i loro occhi, gli aspetti più o meno conosciuti della sua figura e della sua opera. Ecco, per esempio, gli antichi, o meglio ancora, i contemporanei di Dante, li abbiamo spesso citati, chiamati in causa, ma non abbiamo mai ancora dato loro la parola e dire che il loro punto di vista peserebbe e non poco, anche solo per il fatto di aver avuto l'opportunità di vivere ognuno a modo suo Dante, o perlomeno di aver condiviso con lui lo spaccato sociale, culturale e quindi storico di quell'epoca. Certo, le testimonianze che andiamo a leggere non mancano di soggettività e soggezioni nei confronti del poeta, di errori e male interpretazioni, come a dire che quando si è nella storia diventa difficile comprendere appieno i risvolti e le proporzioni dei fatti, come invece è concesso alle generazioni successive, come succede per esempio a noi, meno condizionati dal coinvolgimento emozionale di quelle vicende e certamente con più strumenti a disposizione per analizzarle. Eppure queste testimonianze rimangono fonti di fronte alle quali effettivamente è impossibile girarsi dall'altra parte, soprattutto se hanno la voce di un Petrarca o di un Boccaccio, le altre due corone del trittico laureato, fiorentini o perlomeno toscani di nascita come il Sommo, egli ovviamente non poteva certo mancare nelle loro riflessioni filosofiche, politiche e letterarie. E certo, non poteva mancare in quelle storiche, per esempio, di un Giovanni Villani, anch'egli fiorentino, meno conosciuto magari dei primi due, ma la cui Nova Cronica è uno spaccato appunto eccezionale di storia fiorentina e non solo, perché Firenze a quel tempo è al centro di un intricatissimo sistema di alleanze e conflitti politici, sia interni che esterni. In particolare, nella seconda parte della sua cronica, in cui il Villani sviscera in qualcosa come 7 libri, poco più di un secolo di vicende storiche, dal 1220, ovvero al 1348, anno in cui muore a causa della peste, dopo che peraltro nei primi 7 per arrivare a quel 1220 era partito letteralmente dalla Torre di Babele, ebbene in quella seconda parte emerge un tratto Dante. Sì, perché precisamente nel libro 9, al capitolo 136, il Villani ci fornisce quella che a tutti gli effetti è la prima biografia dantesca. Chi fu il poeta Dante Alighieri di Firenze? Morì in esilio del comune di Firenze in età circa 56 anni. Questo Dante fu onorevole e antico cittadino di Firenze di Porta San Piero e nostro vicino. E il suo esilio di Firenze fu per cagione che quando Messer Carlo di Valois della Casa di Francia venne a Firenze l'anno 1301 e cacciò nella parte bianca, il detto Dante era dei maggiori governatori della nostra città e di quella parte, bene che fosse guelfo. E però, senza altra colpa, con la detta parte bianca fu cacciato e sbandito di Firenze e andossene allo studio a Bologna e poi a Parigi e in più parti del mondo. Questi fu grande letterato quasi in ogni scienza, fu sommo poeta e filosofo e retorico, perfetto tanto in dittare, versificare come in aringa parlare, nobilissimo dicitore, in rima sommo, col più pulito e bello stilo che mai fosse in nostra lingua e infino al suo tempo e più innanzi. Fece in sua giovinezza il libro della Vita Nuova d'Amore e poi quando fu in esilio fece da 20 canzoni morali e d'amore molto eccellenti e tra l'altre fece 3 nobili pistole. L'una mandò al reggimento di Firenze togliendosi del suo esilio senza colpa, l'altra mandò all'imperatore Enrico quando era all'assedio di Brescia, la terza ai cardinali italiani quando era la vacazione dopo la morte di Papa Chimento, a ciò che s'accordassano a eleggere un papa italiano, tutte in latino, con alto dittato, con eccellenti sentenze e autoritade. E fece la commedia, ove in pulita rima e con grandi sottili questioni morali, naturali, strologhe, filosofiche e teologhe, con belle e nuove figure, comparazioni e poetrie, compose e trattò in 100 capitoli, ovvero canti, dell'essere stato, dell'inferno, purgatorio e paradiso. Bene si dilettò in quella commedia di garrire e sclamare, a guisa di poeta, forse in parte più che non si convenia, ma forse il suo esilio gliele fece, ovvero inciso, lo rese così severo. Fece ancora la monarchia, ove trattò dell'ufficio degli imperatori. Questo Dante, per lo suo sapere, fu alquanto presuntuoso e schifo e sdegnoso, e quasi a guisa di filosofo malgrazioso non bene sapeva conversare con laici, tradotto gli illetterati. Ma per l'altre sue virtudi e scienze e valore di tanto cittadino, ne pare che si convenga di dargli perpetua memoria in questa nostra cronica, con tutto che per le sue nobili opere lasciateci in scritture facciamo di lui vero testimonio e onorabile fama alla nostra cittade.
Un ritratto semplice, quasi distaccato, come si converrebbe al cronista, nonostante, vale la pena ricordarlo, Villani, che sarà a priori nel 15, nel 17 e nel 21, simpatizzi per la parte nera. Eppure su Dante è diretto, l'unica colpa che ebbe per essere esiliato fu quella di essere un bianco. Chissà se intervenne nella scrittura il ricordo della loro amicizia, ovviamente non possiamo saperlo. Del resto, se è molto probabile una sua conoscenza con Dante, quando questi viene cacciato da Firenze, Villani ha poco più di 20 anni, di una loro stretta amicizia abbiamo la sola testimonianza del nipote di Giovanni, ovvero Filippo Villani, come lui scrittore storico. E Filippo riferisce nella prefazione al suo commento della commedia non solo di questo legame, ma addirittura che l'Alighieri si confidasse con lo zio e che in una di queste confidenze gli avesse addirittura riferito di voler abbandonare il latino per il volgare, perché a mettere a confronto il suo latino con i classici gli sembrava di accostare uno straccio alla porpora. Anche in questo caso sulla veridicità dell'aneddoto non abbiamo conferme, ma questo non vuol dire sostenere che il Villani, cioè Giovanni, in quello che è a tutti gli effetti un elogio della grandezza poetica di Dante, abbia inserito dei giudizi pungenti sulla sua persona, sul suo carattere e sulla sua condotta. Perché di base, quando Villani ci dice che il poeta era stato presuntuoso e schifo e sdegnoso, poco paziente con gli illetterati e troppo aspro nei giudizi che emergono dalla commedia, non mette sul piatto una sua critica opinione personale, ma il modo in cui Dante era conosciuto a quel tempo. E ce lo conferma qualcuno che Dante addirittura lo venera, ovvero un altro Giovanni, ma di Certaldo, figlio di Boccaccino e che diventerà per tutti noi il Boccaccio. Nel suo trattatello in laude di Dante, che si porterà dietro per circa 15 anni e 3 diverse redazioni, il Boccaccio, oltre a ripercorrere la vita del suo concittadino, le opere, gli aneddoti, avvalendosi delle testimonianze di chi lo ha conosciuto, ce ne fornisce un ritratto fisico e caratteriale che soprattutto in questo secondo aspetto non differisce quasi per niente in quello presente nel Villani. Quella del Boccaccio è allo stesso tempo un'opera di glorificazione e apologia di Dante, anche estrema ed esagerata forse. Eppure in questo trattatello la sua penna non può esimersi dall'essere quello che è, ovvero irriverente, e ci mostra aspetti dei costumi di Dante, come lui li chiama, insospettabili e addirittura piccanti. Capitolo 20. Fu adunque questo nostro poeta di mediocre statura, e poi che alla matura età fu pervenuto, andò alquanto curvetto. Era il suo andare grave e mansueto, onestissimi panni sempre vestito, in quell'abito che era alla sua maturità convenevole. Il suo volto fu lungo e il naso aquilino, e gli occhi anzi grossi che piccioli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato, e il colore era bruno, e i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e sempre nella faccia malinconico e pensoso. Rade volte, se non domandato, parlava, e quelle pesantemente e con voce conveniente alla materia di che diceva. Non pertanto, laddove si richiedeva, eloquentissimo fu, e facundo, ovvero loquace, e con ottima e pronta prolazione, cioè nel proferire parole. Sommamente si dilettò in suoni e in canti nella sua giovinezza, e a ciascuno che a quei tempi era ottimo cantore o suonatore fu amico, e assai cose da questo diletto tirato compose, le quali di piacevole e maestrevole nota facea rivestire. Dilettossi similmente d'essere solitario e rimoto dalle genti, a ciò che le sue contemplazioni non gli fossero interrotte, e seppure essendo tra gente d'alcuna cosa fosse stato addomandato, giammai, infino a tanto che egli o fermata o dannata la sua immaginazione avesse, non avrebbe risposto al dimandante. Il che molte volte, essendo egli alla mensa o essendo in cammino con compagni, domandato gli avvenne. È chiaro che questo capitolo rappresenta il lato di elogio da parte di Boccaccio su Dante, e quegli aspetti insospettabili, addirittura piccanti, che si ricollegherebbero con quanto descritto da Villani? Beh, basta andare al capitolo 25, che già si apre con questa formula. Fu il nostro poeta, oltre alle cose predette, d'animo alto e disdegnoso molto. Poco più avanti Boccaccio ci riferisce addirittura che Dante sarebbe diventato, in particolare dopo l'esilio, particolarmente animoso, addirittura ghibellino. Gli maggiori di Dante, che erano guelfi, da ghibellini furono 2 volte cacciati di casa loro, e egli similmente, sotto il titolo di guelfo, tenne i freni della Repubblica di Firenze, della quale però cacciato non da ghibellini ma da guelfi, e veggendosi non poter ritornare, intanto mutò l'animo che niuno più fiero ghibellino e a guelfi avversario fu come lui. E quello di che io più mi vergogno in servigio della sua memoria è che pubblichissima cosa è in Romagna che lui, ogni femminella, ogni piccol fanciullo, ragionante di parte e dannante la ghibellina, l'avrebbe a tanta insania mosso che a gittar le pietre l'avrebbe condotto, e con questa animosità si visse fino alla morte.
tra cotanta virtù, tra cotanta scienza, trovò ampissimo luogo la lussuria. E non solamente nei giovani anni, ma ancora nei maturi, il quale vizio, come che naturale, comune e quasi necessario sia, nel vero non che commendare, ma scusare, non si può degnamente. Ma chi sarà tra mortali giusto giudice a condannarlo? Non io, e questo basti, al presente dei suoi costumi più notabili, avere contato. Questo gustoso trattatello di Boccaccio viene letto anche da un amico di Boccaccio stesso. E non è un amico da poco. È probabilmente la figura centrale dell'umanesimo, forse di tutto il 300. Ed è l'unico, tra lui, Boccaccio e Villani, di cui siamo certi che abbia incontrato Dante di persona, perché è lui a dircelo. O meglio, lo scrive a Boccaccio, gli dice che si ricorda di quel Dante e che quando aveva appena 7 anni lo ha conosciuto perché Dante era amico di suo padre, Ser Pietro di Parenzo, detto Petrarca. Quel bambino si chiama Francesco Petrarca, ma dell'incontro tutto particolare tra lui e Dante parleremo la prossima settimana. Questa puntata di Dante 700 quindi finisce qui. Se volete segnalarci letture o semplicemente lasciarci un commento su quanto ascoltato, potete farlo scrivendoci sul nostro canale Telegram o tramite mail a redazione florencemultimedia@gmail.com. Da Andrea Biagioni, quindi, un augurio di buon proseguimento e ovviamente, come al solito, buon viaggio con Dante. Thank you.